There's been a lot of talk of love, but that don't amount to nothing. You can evoke the stars above, but that doesn't make it something. And the only way to last, and the only way to live it, is to hold on when you get love. Benvenuti alla sfilata di diploma della Metro Academy of Fashion. Fresco e originale. È una combinazione di colori. Ti prego, ti prego. Sì. Per la donna che vuole distinguersi, restando sempre alla moda. Poli sharp 20 secondi. Oh mio Dio, Kate, questo è un disastro, ha distrutto l'elastico l'hai del mio vestito. L'hai troppo sottile, non è colpa mia. Sottile? L'hai strappato con i tuoi tacchi a spillo? Quale modella mette prima le scarpe? Una rossa. Polly, un bel respiro? Ci penso io. 10 secondi, Polly. Vai. Oh, mi hai salvato la vita. Non è stata colpa tua. E cassa un minuto. Dov'è la spilla che eri andata a prendere? Ce l'avevi in mano? Senti, purtroppo la spilla non ce l'ho più, quindi dovrei tenerlo tu così. Non credo di potercela fare. Mancano 30 secondi. Non credo di potercela fare. Salve, volevo solo presentarmi, mi chiamo Kate Castle, l'ultima stilista di questa sfilata. Io adoro lo stile di Prada e mi stavo chiedendo se magari ci fosse un... Castle, della Castle Fashion. Sì, ma quella è l'azienda di mio padre, io vorrei lavorare. Quindi tu saresti la figlia dell'uomo che ruba i nostri bozzetti per farne delle brutte imitazioni? E vorresti un lavoro? Sì, è per questo che ho frequentato l'Accademia di Moda. Cara, di sicuro hai un gran talento, ma con il tuo pedigree, chi ti assumerà mai? È stato un piacere conoscerti. Non dovresti essere a letto. Sono le 8:30, posso restare in piedi fino alle 10 adesso. Ciao, mia cara Kate. Sei pelle e ossa. Devi mangiare un po' di minestra. C'è Richard. Richard! Hai chiamato tuo padre? O anche stavolta sei venuta di nascosto a Montreal? Ave a te, trionfante eroina. Eccoti qui. Ah, somiglia a tua madre ogni giorno di più. È vero. E ha il suo stesso talento. La mia figlioccia tira fuori un vestito per un ballo da un sacco di juta. Oh, quanti ricordi dei sacchi di juta, ma non posso parlarne davanti a delle signore. Vino rosso? Sì, grazie. Chi ti ha scritto? Papà, gli dispiace aver perso la sfilata e mi chiede se voglio lavorare alla Castle. Forse dovresti pensarci. Scherzi, lavorare per la mia matrigna e quelle streghe delle figlie. Ma che ti importa di loro? Faresti la stilista, impareresti molto. Io voglio lavorare in una casa di alta moda, bella. E io voglio esibirmi in Priscilla, la regina del deserto, su un palcoscenico di Broadway. Pagherei per vederti. Tesoro, lo farebbero in tanti, ma anche le idee migliori non riescono a realizzarsi a volte. Cosa fareste se foste nei miei panni? Le comprerei di nuovo. Amen.
Se fossi in te, accetterei l'offerta. Non hai niente da perdere. E chissà dove potrebbe portarti. Comunque, vestiti nuovi. Non si può vedere un dentista con i denti storti. Va bene. Chi mi versa un po' di quel vino? Cerchi lavoro nel mondo della moda e ti vesti così? Smettila di criticarmi, è da papà che vado. Almeno mettiti qualcosa di colorato. Così va meglio. Ti sei fatta male? Tutto bene? Sì, scusa, sono un po' nervosa, ed è il mio primo giorno, quindi... Non devi preoccuparti, solo vacci piano. Ok, ora ci provo. Bene. Eletta Union. Désolé. Castle Fashion, un momento per favore. Castle Fashion? Salve! Oh, vedo se c'è. Sono Castle quelle... Fashion. È in riunione. Mi scusi, le dispiace. Castle Fashion? Con chi? Ehi, dico a te che non sai aprire la porta. Oh, salve. Sono qui per vedere Lee Castle. Sì, è in Europa. Puoi parlare con il vicepresidente Elise Castle. Fantastico. Sarò molto chiara. Voglio quello che ho ordinato alla cifra pattuita. Non mi importa che ci sia poca merce. Non ho causato io il tifone, quindi quello che deve fare è spedirmi quell'ordine a quel prezzo, intesi? Non abbiamo avuto abbastanza merce, c'è stato il tifone, ma cercheremo altre. Va bene, grazie infinite. Sì, grazie, mi raccomando. Katie, oh santo cielo, ma sei proprio tu, da quanto tempo? Ma che bel cappello, scelta audace direi. È un vero piacere, Elisa. Che cosa ci fai qui? Veramente dovevo vedere mio padre. Oh, tuo padre è a Londra questa settimana? Già. Non importa, la tua matrigna è qui, se hai bisogno di qualcosa devi solo chiedere. Sono qui perché ha accettato la sua offerta di lavoro. Caspita, è fantastico, ecco io... Sono solo un po' sorpresa perché vi eravate separati bruscamente prima che tu andassi a New York. Sì, ecco il mio portfolio. Ci sono solo dei disegni e qualche bozzetto. Non volevi lavorare nell'alta moda? Vorrei lavorare qui. Ci sono cresciuta, è l'azienda di famiglia. Questa azienda è cambiata moltissimo da quando eri piccola. E anche la famiglia. Oh, Katie, siamo veramente felici che tu sia tornata. Ma la fila è molto lunga, tutti vogliono fare gli stilisti. Io non chiedo un trattamento speciale. Davvero? Saresti disposta a fare la gavetta e a lavorare come chiunque altro? Naturalmente, sì. È un atteggiamento ammirevole. Sai che faccio? Ti metto sotto l'ala di Tannis e Simone, così resterà tutto in famiglia. Le tue figlie fanno le stiliste? Le vedrai alla riunione. Che riunione? Ragazzi, lei e Katie. Puoi andare a sederti lì. È appena uscita dall'Accademia di Moda ed è qui per fare un'esperienza nel mondo reale. Vedo che avete tutti dell'acqua mentre io no. Non è previsto che io abbia sete. Bene. Tutto bene? Sì. No, lascia, ci penso io. Vedrai che non ti ha notata nessuno. Sono desolata. Tranquilla, nessuno di noi pensa che tu sia goffa. Oh, ma certo, nessuno. Ora siamo solo molto imbarazzati per te. Maurice, dov'è la modella? Le gemelle l'hanno licenziata mercoledì. Non siamo gemelle. Smettila di dirlo. Beh, e allora chi proverà il vestito? Che ne dite di Kate? Io? Non sono una modella. È vero, no, ma dovresti farlo tu, Kate. Hai bisogno del nostro supporto adesso. Sì, è appena caduta in quel modo umiliante. L'abbiamo visto tutti. Ottima idea. Forza, Katie. Ok. Scusami,
Non vedi? C'è un paravento qui. È così difficile indossare un vestito. Infatti, che ci vuole? Allora, abbiamo una grande varietà di tessuti. Dov'è scritto che ogni pezzo ci debba arrivare in 5 colori? È scritto sugli ordini che ha firmato lei. Io li ho firmati solo per gli articoli che mi piacevano. Ma li ha firmati? Bene, direi che va molto meglio. Ok, come mi è stato ordinato dalle alte sfere, ho ridotto al minimo il modello. Sembra noioso. Succede se gli togli la parte divertente. Non ci interessa che sia divertente, Maurice. Le nostre clienti sono api operaie che fanno shopping durante la pausa pranzo. Ragazze, fatevi venire in mente qualcosa di meglio, quindi tornate nella Inspiration Board. Grazie, signori, è tutto, potete andare. Voglio che voi due teniate d'occhio Kate. Non era troppo brava per noi? Infatti, non credo che le piacerà stare qui. Perché no? Perché non dovrebbe piacerle? Il caffè è gratis, ci sono ciambelle, Thomas, biscotti. Voleva dire che dobbiamo spingere Kate ad andarsene. Oh, sì, sì. Kate? Mi chiamo Daniel. Comunque, reparto scarpe. Ciao. Ciao. Lei è sempre così? No, in genere è molto ansiosa. Kate! Scordatelo, tesoro. È single da una vita. Credo che abbia dimenticato come si fa. Kate! Vieni qui! Ho lasciato la mia roba lì dentro, ragazzi. Vi dispiace se vado a cambiarmi? Perché? Sei così carina. Stai molto meglio di come stavi prima. Ecco, questa stanza non viene riordinata da anni. Vedo. E cosa devo fare? Riordinarla. Quindi, per favore, siate gentili, perché lei lo è, e voi invece no. Ciao! Avrei delle idee per quest'abito. È già molto bello, Maurice. Per favore, io lo detesto. Elise l'ha semplicemente imbastardito. Bene, allora io lo riprenderei qui dietro. E poi se eliminiamo un pannello, il girovita verrebbe... Oh, io lo adoro così! Fa molto twist! Sì, fa anni 60, vero? E con i bottoni che ho trovato, perché ce ne sono a migliaia. Kate, per avere una buona idea da te avrei dovuto dartela io. Infatti, secondo te da dove vengono le mie? Allora, la stanza degli accessori è sistemata o no? No. No, io dovrei... È meglio che torni al lavoro. Sì. Ciao. Non siete state affatto gentili. Tannis? Che c'è? Vieni qui! Va bene. Kate, vuoi davvero andare al lavoro con quella salopette? È la giornata della mortificazione. Sto riordinando i bottoni e mi servono le tasche. È questo che fai mentre dovresti disegnare modelli? Per adesso faccio la gavetta. Papà torna oggi e non voglio dare a Elisa il motivo di dirgli che non collaboro. Devi insistere per ottenere ciò che vuoi. Ah, quello che voglio adesso è un taxi. Sì.
Elisa ha bisogno di parlare con te. Ricorda che lei è il tuo capo. Arrivo. Capisco, ma posso mostrare loro i profitti? No, i margini. Ciao, di papà. Profitto. Kate. Ciao. Ma guardati, però. Sai, Elise mi ha detto che hai accettato la mia offerta. Sono felicissimo. Sei più alta? No, sono alta esattamente come prima. Volevo dire, insomma, che sei cresciuta. Sì, dopo 4 anni. Davvero? No, non è passato tanto tempo. Sì. Kate, mi dispiace davvero molto di aver perso il tuo diploma. C'è stato un imprevisto al lavoro e... Sì, certo, sarei stato di sicuro molto impegnato. Sì, è un uomo molto impegnato. Ah, eccomi qui di nuovo a chiederti scusa. No, papà, mi dispiace, io... Dobbiamo recuperare. Cena venerdì. Tu scegli dove, ma offro io. Va bene. D'accordo? Sì, d'accordo. Fantastico. Sì. Bella chiacchierata. C'è nessuno? No, non sono pronto. Scusami tanto. Non preoccuparti. Indosserò un elmetto quando sei nei paraggi. Queste scarpe sono fantastiche. Grazie, le vuoi provare? Oh, no, non fa niente. Provale, non le ho mai viste indossate. Devo proprio tornare al lavoro. Questo adesso. È il lavoro. Siediti. Va bene. Lo faccio io. È più sicuro. Ah, il numero non è quello giusto. Sì, sono un po' grandi. Però sono carine. Carine? Sei una stilista. Puoi fare di meglio. D'accordo. Il tacco va sistemato. E mi sembra un po' stretta la pianta. Io eliminerei la spuntatura e abbasserei il lato maglia, in modo che diventino più scollate, e poi potresti togliere il cinturino. Ecco, mi aspettavo magari un aggettivo, ma... Oh, mi dispiace, non volevo... No, tranquilla, te l'ho chiesto io. E in realtà hai ragione. Sì, davvero. I bottoni mi aspettano, sempre che riesca a tornare indietro. Vuoi che ti accompagni? Oh, sì, certo. Bene. Figli? Sei sposata? Non sono il tipo che si lega. Sì, anch'io. Sì, Maurice mi ha detto che... No, Maurice. No, lui mi piace, ma a volte... Che ti ha detto? Che sono un uomo a pezzi, nascosto nello scantinato, che si lecca le ferite e maledice la sorte. Ha detto che sei single. Ah.
È terribile, tutta questa gente è stata licenziata. Sì, beh, ai tempi in cui al signor Castle gli importava qualcosa, era fantastico lavorare in questo posto. Lui è una specie di creatura mitologica. Insomma, ci sono stati degli avvistamenti, ma nessuno sa molto di lui. Compresa me. Tu sei appena arrivata. Lo sai che è mio padre, vero? No, sul serio. Ah, beh. Sto pensando a tutto quello che ho detto negli ultimi 10 minuti. Ah, ecco, sì. Scusami, credevo che lo sapessi, credevo che lo sapessero tutti. No, no, non devi scusarti. Sono io che ho parlato male di lui. Non volevo farti sentire in colpa. Davvero? Sì. Ma allora siamo vicini. Sì, scusa, ti ho fatto fare un giro un po' più lungo. Questa è una bella stanza, molto accogliente. È tuo? Sì, non è niente di che, sono solo degli schizzi alla rinfusa. Ma questo sono io? No! No, sono non... io. No, era un'altra persona che... Beh, il cappotto è bellissimo. Davvero. Oh, grazie. Te lo regalo se mai diventerò una stilista. Ah, ti ringrazio. Ecco. Grazie. Divertiti. Ti lascio lavorare. Cerca di non ferire nessuno. Certo. Ciao. Ciao. Ok. Capisco perché non se ne sia ancora andata. Io trovo che i bottoni siano interessanti. Shh. Forse... Se non vuole andarsene, faremo in modo che lì la licenzi. Sì. Ciao, ho finito di separare quelli di metallo da quelli di plastica. Seguimi. Stavo giusto dicendo alle ragazze che è uno spreco tenerti a riordinare bottoni. Quindi ti trasferisco al reparto design. Grazie, Liz! Prometto che non ti deluderò. Ho tantissime idee in mente. Ma ricorda chi sei. La figlia dell'amministratore delegato. Devi fare un lavoro di squadra. Assolutamente sì. Vi presento Katie Castle. Sì, quel Castle, ma non riceverà nessun trattamento speciale, questo è il tuo gusto. Ragazze! Brava, hai già avuto una promozione. Beh, è qui per aiutarci, vero, Katie? Papà, ho trovato il ristorante perfetto per la cena di stasera. Niente bettole presudenti, offro io. Tesoro, abbiamo la cena con il sindaco per la storia delle tasse. È stata un'impresa organizzarla. Giusto, domani allora. Oh, domani sarai a Laval. Lascia che me ne occupi, io conosco i suoi impegni. È meglio che la organizzi lei, la cena. Lei organizza sempre tutto. Prego, ragazze. Papà Lee, sei pronto per la nostra proposta? Tu sai quanto odiamo che l'idea per un abito vada sprecata. No, non lo sapevo. È così. Allora, dato che il bozzetto di Maurice non funzionava, abbiamo pensato di semplificarlo. Esatto, una soluzione che fosse anche economica. E così ci è venuto in mente questo. Gira... Bottoni. Bene. Mi piace. Certo, il modello è semplice, ma l'idea è originale. Esatto. Ai miei tempi li chiamavamo capi di punta. Potresti... Che sorpresa.
Ragazze, quella era... L'ho avuta io quell'idea. Non esiste la parola io alla Castle Fashion. A parte lì in mezzo. Cosa? Dopo l'H. Ma fa parte della parola fashion. Sì, ma tu hai detto che non esiste. Invece lì ci sono proprio quelle due lettere. E comunque, noi ci vantiamo di essere qui in azienda un'unica squadra creativa. Quindi... Perché non cominci con l'inserire i nostri bozzetti nel computer? Posso prendere la mia roba nella stanza degli accessori? Sì, no, te la prendo io. L'aggiornamento va fatto urgentemente, quindi... Buon lavoro, ciao. Ci vediamo. Oh, che bei bottoni. Perché non pubblichiamo delle sue foto sconce su Instagram? No. Dammelo! La mamma mi ha detto cosa fare, tu non devi rovinare tutto. Tranquilla che non rovinerò tutto. Dammi. La mamma ha detto a me che cosa dobbiamo fare, me lo sono scritto! Devi portare questi al flagship store. Ma prima di farlo devi caricare i bozzetti sul server FTP dell'azienda. Porta questi al flagship store. Ma prima di farlo devi caricare i bozzetti. L'hai mai fatto prima? Prendi una penna, ti do l'indirizzo. Non esiste la parola io alla cassola. Sono questi i nuovi pezzi? Sì. Sì, credo che quello che avevano in mente fosse... A te non piacciono. Sì, no, non molto. Aspetta, devi firmare una ricevuta. Va bene. Che te ne pare, tesoro? Non mi piace. Ma ti sta benissimo. Non mi fa sentire speciale. Perché? Sei bellissima. No, voglio quello laggiù. Ne abbiamo già parlato, quello è troppo costoso. Ti prego. Andiamo, su, questo è perfetto, va bene? Se lo dici tu. Sei stupenda, te l'assicuro. E va bene. Se avessi visto la sua faccia, era così delusa. L'abito che le piaceva era molto semplice e invece ha dovuto accontentarsi di uno brutto e austero. Allineato al gusto di Elise. Non capisco cosa è successo qui. Beh, Elise voleva una linea sia per il giorno che per la sera. Sai, il business casual. Sì, il casual noioso. Io non capisco. Perché non usiamo la sala taglio? Potevo farlo io quel vestito e avrebbe avuto un prezzo ragionevole. Era un gioco da ragazzi realizzarlo, davvero. Sai che ti dico? Cosa? Tu sei destinata a sfondare. Scusami. Ecco dov'eri. Vieni con me, Kate. Subito. Certo, arrivo. Ciao, papà. È successo qualcosa? Katie, hai caricato tu i bozzetti degli abiti sul server FTP della Castle? Sì. Non sono stati salvati? Sì, certo. Su un server FTP pubblico al quale può accedere chiunque. E 10 minuti dopo, alla Frost Apparel, hanno scaricato quei bozzetti. Come sapevano che erano lì? Non lo so, non capisco. Che stai insinuando? Qualcuno gliel'ha detto, non trovi? Credo di sì. L'indirizzo me l'ha dato Simone. È la tua scrittura? Lei me l'ha dettato, Elise. Tannis mi ha detto che tu eri arrabbiata perché sostenevi di aver contribuito alla loro collezione. Ed è così, loro mi hanno rubato le idee. Non farei mai una cosa del genere.
Mi fai vedere il telefono? Oh. I nostri campionari. Cosa? Speriamo che non siano finiti chissà dove. Non ho fatto io quelle foto. Ma sono sul tuo telefono. Mi hanno incastrata, è evidente che qualcuno mi ha incastrata. E chi sarebbe stato? Non posso tollerare questo tipo di comportamento sul posto di lavoro, lo capisci, vero? Non posso tollerarlo. Mi dispiace. Oh, Katie, devi smetterla di ferire tuo padre. Lo congiuro. Senti, è chiaro che non puoi continuare a lavorare qui. È chiaro. Quindi libera la scrivania e io ti farò preparare l'assegno di liquidazione. Posso riavere il mio telefono? Mi hanno presa in giro e sono caduta nella trappola. Ora non posso più lavorare nell'azienda di famiglia. Come farli a essere così cieco? Elise li sta facendo sprofondare, sta soffocando gli stilisti. Sembra la strega di un'azienda malefica. Senza offesa per le streghe. Non mi sono offesa. Papà deve capire chi è Elisa veramente. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, ben detto. Ecco, questo è lo spirito giusto. Tiriamogli delle uova. Siamo dei ragazzini. Lo sai, tuo padre dovrebbe vergognarsi. Perché non gli hai detto che Tanis e Simone avevano rubato un tuo bozzetto? Ci ho provato, ma Elise... Non lo so, quella donna mi fa paura. Io provo a parlare, ma non mi viene fuori niente. So esattamente cosa intendi, bottoncino. No, ho lo stesso problema. Tu non hai lo stesso problema. È che lui dice quello che pensa e poi se ne pente. Dovresti avere la sua sfacciataggine. Magari. Richard, a te basta dire qualcosa e tutti ti ascoltano. La gente ti rispetta. Vieni, costringiamoli ad ascoltarci. Gli diremo, createveli da soli i bozzetti. 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 O vi prendo a calci nel sedere. In quel sedere gonfiato dal chirurgo. Esatto. E vi rispedisco dritti sotto la lampada abbronzante. Kate, Richard, e se Richard si proponesse alla Castle come stilista? Oh, ecco, Bella ha bevuto troppo vino e la lucidità mentale è la prima cosa che svanisce. Non mi riferisco a te in quanto te, mi riferisco a te in quanto lui. Potremmo procurarci i vestiti al negozio. Pensa alla dodicesima notte, sotto mentite spoglie. Datemi licenza a dimostrarvi che avete la qualità del buffone. Perché? Per fare cosa? Devi assolutamente tornare alla Castle. Devi riavvicinarti a tuo padre. E non puoi farlo come Kate. Dov'è quella foto? Eccola. Il bambino che doveva posare non andò e tua madre prese te. Oh, quella sei tu? Sì, è lei. Diceva che sta tutto nell'atteggiamento. Oh. Visto? Non ti ha riconosciuta neanche lui. Wow. Ah, no, 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 no. Conosco quello sguardo. Non esiste. Devi tornare alla Castle. Nei panni di qualcuno a cui daranno ascolto e che prenderanno sul serio. Sono un uomo, eccomi qui. Sì. No, no, no. È colpa della schiena. Se cammini così, la gente penserà: io tengo la mano in tasca, vedi? Guarda bene, guarda. Non lo facevo da quando abbiamo messo in scena il Cyrano al Centaur. Insieme a un'opera minore, ma non ricordo il titolo. Gira un po' il mento. Ieri mi sono divertita molto, ma io non parlare. Credo che... Sai, le basette e le sopracciglia si possono sistemare, ma la mascella rischia di tradirti e questo... Proviamo con Bella. Si chiama Nate Ganymede. Sergio, non te ne pentirai, non se ne vedono molti di stilisti così bravi in giro, credimi. Ok. Ciao, bello. Ah, sì.
Salve, posso aiutarla? La mascella rischia di tradirmi, non credi? Kate! Fregata! Accidenti, Richard. Ma hai le lenti a contatto? Pronta per un giro di prova? Niente affatto. Non se ne parlano. Solo non dimenticare. Non dimenticare di fare il contrario di quello che farebbe Kate. Devi essere me. Sì, me. Aspetta, ma... Hai bisogno di aiuto, bello? Voglio dire, fratello? Cioè, amico? Sì, mi serve una cravatta per un appuntamento, ma non so decidere. Oh, vedi, sono entrambe carine. Voglio dire, insomma, sono proprio fighe. Non così, comportati come me. Sai, ripensandoci, quelle sono noiose, bottoncino. Ho io una cravatta che è assolutamente perfetta. Eccola. Oh, delizioso. Non lo so, fucsia. Ma certo, dimostra che sei sicuro della tua virilità. A noi piace molto. Voglio dire, alle donne piace molto. Alle donne eterosessuali piace. Almeno così dicono. Sei stata bravissima. Brava. Oh mio Dio. Fantastica. Hai venduto la cravatta al doppio di quanto avrei chiesto io. Secondo voi se ne è accorto? No, impossibile. Era assolutamente convinto che tu fossi un uomo. Un uomo bizzarro e strano. Sai, io sto imitando te, Richard. Oh là là. Dai. Va bene, allora. Ho chiesto un favore al capo del personale della cassa. Quale favore? Gli ho detto che avevo conosciuto un favoloso, talentuoso e nuovo stilista che si chiama Nate. Chi è Nate? Sei tu. Tua madre ti avrebbe chiamata così se tu fossi stato un maschio. E, tesoro, hai un colloquio con lui fra 2 ore. Cosa? Puoi farcela. No, non posso. Sì, che puoi. Sì, l'hai sì. appena fatto. Non coraggio. Posso. Kate, non devi avere paura. Kate, no, Kate ha paura. Nate non ha paura, è sfrontato. È sfrontato. Sfrontato. Nate è sfrontato. È sfrontato. Esatto. Nate è sfrontato. Puoi farcela. Voi siete convinti che io sia Nate? Salve, sono Nate Ganymede. Oh, aspetti, mi scusi. Lei si fermerà adesso. Ehi, forte! Kate! Questo è uno dei primi modelli della Castle e il suo primo bestseller. Tuo padre adora questo cappotto. Follia. Buona fortuna! Ne sono certa. Funzionerà. Oh, sì. Sì. Credo che dovremmo almeno considerare la sua offerta. Detesto la Frost Apparel. Colin Frost ha sempre rubato le mie idee, fin da quando eravamo a scuola insieme. Beh, è quello che si chiama lo spirito di competizione. Cosa diavolo è successo all'azienda? Non lo so, tesoro. Lo shopping online, i pantaloni da yoga. Un tempo la gente sorrideva venendo al lavoro. Gli stilisti restavano svegli tutta la notte a lavorare insieme per rendere anche un solo pezzo perfetto. Eravamo una famiglia. Adesso smettila, fai. Fai quello che farebbe Richard. Comportati come se fossi Richard. Castle Fashion, un momento per favore. Castle Fashion, attenda in linea. Castle. Buongiorno.
Nate Ganymede, devo incontrare Lika solo alle 2. Penso che dovrà parlare con Elise. Non credo proprio. Vediamo. Lika solo ha pregato di venire alla reception. Il suo appuntamento delle 2 è qui e ha uno stato fuori. Dammi quel telefono! Ma cosa? Mi serve il pass per entrare. Nate Ganymede. Si tolga gli occhiali. Il mio look ne risentirebbe, se lo scordi. Ma è necessario. Per quel che ne so, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Tesoro, parliamo di moda. Quello che importa non è la mia anima. Allora, ha studiato alla Parsons, ha fatto il tirocinio da Dior e 2 anni di pratica alla Zoom. Perché vuole lavorare qui? Perché avete smarrito la retta via e io sono l'uomo che può aiutarvi a ritrovarla. Come dice? I vostri clienti sono stanchi e lo sono anch'io. Ah, Nate, l'amministratore delegato dell'azienda, Lee Castle. Piacere, signore. Ciao, Nate. Salve. Sì, Nate... Lo so già. Collezione del 1993, espressione d'autunno. Giusto? Certo, giusto? Il cappotto, il vintage della Castle. Un tempo lo chiamavano capo di punta. Esatto. Lui è Nate, lo stilista di cui ci ha parlato Sergio. Ci siamo già visti, Nate. Non in questa incarnazione. Nate mi stava giusto dicendo che trova la Castle noiosa, mossa audace in un colloquio di lavoro. Noiosa? E perché? Tesoro, continuo io. Mi ho stancato. Prima nei negozi Castle vedevo qualcosa di nuovo, ora quando vado lì vedo quello che vedo ovunque. Voi dovete chiedere ai vostri stilisti di creare qualcosa di sorprendente. Beh, le sorprese possono rivelarsi un fallimento. Esattamente. Prenda questo cappotto, per esempio. Poteva essere un fallimento, ma è piaciuto. E i clienti l'hanno confermato. Già, ne abbiamo venduti almeno 1 milione di pezzi. Non sto esagerando. No, e abbiamo aperto altri 6 negozi grazie a questo. In fondo la Castle è una delle poche aziende che realizza ancora capi fatti in casa. Solo per i campionari. Provate produzioni limitate. Lì, che fortuna. Nate non è solo uno stilista, ma anche un uomo d'affari. Sì, ma... avevamo già parlato delle produzioni limitate, ricordi? Realizzare ogni pezzo costa migliaia di dollari. L'idea è interessante, ma parlare è facile. Hai ragione. Così, Nate, a te piacciono le sorprese, vero? Moltissimo, sì. Beh, allora sorprendimi. Portami qualcosa di unico, ma che si possa realizzare in casa. Lo consideri fatto. Che ne dici di venerdì? E se mi piace... metteremo alla prova la tua teoria. Non se ne pentirà. Oh, andiamo. Proviamo a divertirci un po'. A venerdì. Ancora non ci credo che ha funzionato. Cosa? Ma se me l'avevi assicurato? Sì, ma sono sotto farmaci, che sono molto forti. Non dovresti mai darmi ascolto. Congratulazioni, ora sei una stilista. È esattamente questo il problema. Non ho nessuna idea nuova da proporre. Elise ha già visto il mio portfolio. Non hai qualcosa che loro non abbiano già visto? No. Ci deve essere. Sì. Sì. Papà ed Elisa hanno perso la mia sfilata del diploma. Questo non lo conoscono. Visto? Le cose accadono sempre per un motivo. Se avessi avuto un padre presente, ora non avresti potuto indurla a realizzare i tuoi abiti. Oh, Kate. Quest'abito è meraviglioso. Una perla dell'haute couture. La Castle dovrebbe copiare i tuoi modelli. Ed è proprio quello che faranno.
Benvenuti a tutti, siamo qui per presentarvi la nostra nuova linea Tocco di Glamour. Si tratta di un mix di glamour e di tatto. Forza, tocca. Abbiamo anche una varietà di tessuti animalier che rispettano l'ambiente e che si abbinano perfettamente con queste scarpe per bere al lavoro o lavorare bevendo, scegliete voi. Basta aggiungere al volo un paio di accessori e ta-da! Aspetta, no, è un completo da giorno? Sì! Perché sembra un completo da sera. Sì. D'accordo, grazie. Lo adoro, è pratico e abbordabile. Noioso e prevedibile. Molto bene, adesso vediamo la proposta del signor Nate Ganimet. Prosento. Non credo che un abito giorno sera si ottenga aggiungendo orecchini e scarpe luccicanti col tacco. Ma è un'idea mia. Signori, vi presento la principessa di tutti i giorni. L'abito che ti trasforma. Le donne non vogliono un tocco di glamour. Vogliono essere le reginette del ballo. Tu sai cosa vogliono le donne? Io voglio essere la reginetta del ballo. Eravamo d'accordo che non avresti parlato. Solo perché lavorano 8 ore al giorno non vuol dire che non sognino di diventare qualcun altro. Ecco qua, chi non inviterebbe questa bella signorina a ballare? Questo modello l'hai fatto in 2 giorni. Sì, è una cosuccia che ho improvvisato. Dimenticate i cocktail delle 6:30. Cominciate invece a pensare a quel bacio di mezzanotte. Le occasioni speciali non sono il nostro forte, lì? Sì, beh, purtroppo questo è vero. Ma credo che dovremmo fare un tentativo. Sei assunto. Lì di nuovo una decisione avventata. Eri riuscito a cambiare. Va bene, ragazzi, abbiamo finito. Torniamo al lavoro. Nate, sai, c'è qualcosa nel tuo modo di lavorare che mi ricorda com'era un tempo la Castle. È magnifico. Allora, ti trovo una postazione così potrei metterti subito al lavoro. È il curriculum di Nate, scavate nel suo passato. Magari troveremo uno scheletro nell'armadio e lì lo caccerà. Cosa? Non parlate in coro, è inquietante. Scusa mamma. Niente. Non stavamo tramando niente. Bene, sapete dove potrei trovare dei bottoni? Qui l'ordine è davvero, davvero perfetto. La persona che se ne è occupata dovrebbe avere subito una promozione. No, lei non lavora più per noi. Cosa le è successo? La stessa cosa che succederà a te. D'accordo. Sentite, tette d'oro. Vostra madre dirige l'azienda, ma nessuno si rivolge a me così. E certo non 2 talenti mediocri che fanno il passo più lungo della gamba. Se volete la guerra, l'avrete. Ma credetemi, non vi conviene. A posto. Che tipo strano. Tu sei il mio eroe. Nessuno aveva mai parlato così a quelle due. Io dico solo quello che penso. E poi me ne pento. Non pentirti di averle chiamate tette d'oro. Facciamo qualcosa per festeggiare, per darti il benvenuto alla Castle. Oh no, è lascia davvero... Lascia fare a me. Un po' di alcol, un po' di musica e faremo scintille stanotte. Oh, Daniel, vieni con noi a festeggiare il mio arrivo alla Castle. Maurice sta organizzando. Oh, a Daniel non piace uscire. Ci sto, ma non far scegliere il posto a lui. È un peccato che sia etero, vero? Se pensi che possa essere il tuo tipo. Francese, stupendo. Non si fida di nessuno. Circa 4 anni fa ha scoperto che qualcuno immergeva la forchetta nella fonduta della sua ragazza. E per fonduta intendo... Sì, ci siamo capiti. Da allora non frequenta nessuno. Non ha più nemmeno inzuppato il biscotto. Basta, così l'avevo immaginato. Ci vediamo stasera. Fantastico! Ti avevo...
avevo detto di non far scegliere il posto a lui. Tutti al bar! Cosa? Vodka! Ecco a voi. Alla fonte di ogni ispirazione. Salute! Salute! Salute. Wow! Un altro giro! Sì! Salute! Tranquillo, non preoccuparti, non fa niente. Ah, sei tornata presto. Oh, oh, che succede? Ho installato degli spyware, così se qualcuno prova a rubare i vostri bozzetti venite avvisati e ho nascosto una vostra cartella in rete. Che c'è in questa cartella? Non devi aprirla. È uno specchietto per le allodole, per precauzione. Per favore non la guardate! Ehi! Che c'è dentro? Una agghiacciante idea dei miei esordi alla Castle. Lo chic alieno. Che era successo? Ma che cos'è? Era il 2000. Andava di moda il fluorescente. Ok, è vero, non ho scusanti. Ehi, oh, io... No, io... Ciao. Mi stai evitando? No. Sì che mi stai evitando. No, è solo che devo... Andiamone. Devo scappare. Non sei il primo che crede che io sia gay. Non ti stavo evitando e di solito sono molto bravo a capire chi lo è. Beh, ti sei fatto avanti. Ci vogliono le palle. Io potrei imparare parecchio da te. Il signor Bello Sguardo prova un sentimento non corrisposto per qualcuno? No. Davvero? Nessuno? No. Sicuro? Oh, andiamo. A me puoi dirlo. È una stilista, Kate. Lavorava qui prima che arrivassi tu. E ha un gran talento. Ma è umile. E non sa di essere bella. È diversa da tutte le altre qui dentro. Non lo so, ma non riesco a smettere di pensare a lei. Sembra quasi una favola. Sì, ma mi sono già scottato in passato e lei non sembra interessata. Invece sì, ci scommetto. Devi solamente scoprirlo. Muoio dalla curiosità. Sì, hai ragione. Cosa? La stai chiamando in questo momento? Sì, hai ragione. Voglio darmi un'altra possibilità. Lo sai, credo... Ho lasciato una... Sai, forse è meglio se ti lascio da solo, ok? Io vado! Giusto pensando a te. Sì, lavoro in una boutique vintage. Si chiama Dopo il ballo, sai. Sono appena arrivate delle scarpe con tacco a spillo e ho pensato, Daniel deve vederle. Dovresti passare. Sì, certo. Dici davvero? Passa quando vuoi. Va bene. Perfetto. Ok, ciao.
Io, ecco, stavo solo facendo... Ok, sì. È così felice, perché? Allora, com'è andata? Grazie, insomma, avevi ragione, mi ha invitato ad andare a trovarla al lavoro. Quindi, oggi esco prima. Un attimo, vuoi andare lì ora? Sì. Aspetta! Oh, non puoi! Perché? Oh, Dio, guarda là! Guarda la strada, c'è un traffico! Ehi, augurami buona fortuna! Fermo! Un uomo sta per uscire dallo stabile, salirà sul suo taxi. È molto importante che non lo porti sulla superstrada. Gli vengono sempre dei terribili capogiri sulla superstrada. Ah, cavolo. Mi sbaglio o vuole che io lo faccia tardare? Eh? 60 bigliettoni. Va bene. Sì. Abiti vecchi indossati da altri. Oh, mi serve una doccia. Perché canti questa canzone? Beh, perché siamo delle spie. Spiamo Nate. Quello è Daniel. Daniel che guida un taxi. No, Daniel che scende da un taxi. Sì, hai ragione. E sta entrando nello stesso posto. Forse lavora con Nate. O forse hanno una relazione. Accidenti, sei uno schianto, hai qualcosa? Sì, è un residuo di maschera per il viso. Accomodati. Anche Kate abita qui. Ma certo, Daniel e Kate sono le spie che diffondono bozzetti della Castle, Simon. Ho appena risolto il mistero. Siamo noi, scema. Noi diffondiamo quei bozzetti. Mm-hmm. Te lo ricordi o l'hai dimenticato? Mm-hmm. Sì, no, è decisamente una buona osservazione. Sono molto stupita. Non credevo che ti intendessi di cioccolata. C'è una marea di cose che non sai di me. Una marea di cose da uomini che non sai di me. Ho provato a chiamarti un paio di volte da quando te ne sei andata. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Come mai? Non lo so, sono fuori allenamento, credo. E sono un idiota. Beh, non lasciare che questo ti blocchi. Non è facile per me, sai, chiedere alla figlia del capo di uscire. Aspetta, siamo usciti o mi sbaglio? Non è lo stesso, io non ti ho chiesto, sai. E allora chiedimelo adesso. Andiamo dove vuoi, scegli tu. Prometto che dirò di sì. Non importa dove. Dove vuoi.
va di venire al galà della settimana della moda? Oh mio Dio, va tutto bene? Forse ho detto qualcosa? Sì, certo, okay. Certo che mi va di venire. Ci hai pensato un po'? No, sì, okay. Sì, mi farebbe molto piacere. Ok, bene? Sì. Sì. Salve, chiamo a proposito di Nate Ganymed. Lo abbiamo appena assunto qui alla Castle Fashion e volevo sapere come si comporta con i colleghi. Davvero? Ha spirito di gruppo. Impiegato del mese? Quale mese? Valenciaga? Sergio, chiede il saverde di Natalino Ganymed. Mi scusi, grazie, richiamerò. Buongiorno, Tucci, posso aiutarla? Bonjour, Chanel. Dolce Gabbana? Ascolti quello che le dico. Se avesse lavorato qui un altro mese, avrebbe scoperto la cura per il cancro. Tutti adorano Nate. Forse comincia a piacere anche a me. Questa volta siamo fregate. Tranquilla, troveremo una soluzione. Posso? È la sua taglia. Sì, certo. Che ne dici? Aspetta, forse questo è più piccolo. Ci siamo. Sei nervosa? Oh, potrei svenire. Sta andando bene, vero? Insomma, sembra che vada bene. Elise, prepariamo Nate per l'intervista con la stampa. Ne vale la pena per un solo abito? No, ma è lo stilista della nostra collezione autunnale. Di questo autunno? Mm-hmm. Oh, ma... Oh, e allora la linea di Tannis e Simon, tocco di glamour? No. Quella non la produrremo. Mi servirà un posto tranquillo dove lavorare. Non preoccuparti. È un po' tardi per cambiare gli ordini per la Cina, lì. Allora? Perché non produciamo in azienda? Rimettiamo in moto quelle macchine polverose. Ottima idea. È molto rischioso. Colin, spero che tu ti sia lavato le mani. Non porto germi quando vengo qui, li trovo sul posto. Bene, lì, a quanto pare hai fatto 100. Vedremo se alla fine i conti torneranno, Colin. Oh, ti prego, riconsidera la mia offerta. Castle Frost suona piuttosto bene. Un po' come un vetro che si rompe. E ti presento il mio nuovo stilista, Nate. Salve. Colin. Ah, hai sempre avuto occhio per il talento. Oh, si è fatto tardi. Alle 11 devo incontrare il Papa. Per un cappello nuovo. Ciao. Oh, è simpatico, devo ammetterlo. Ma che diavolo è venuto a fare qui? Che importanza ha? Ho il posto perfetto per il tuo lavoro. Un best seller. Perché l'hai permesso? Questo inconveniente non ci voleva. Tu pensa a fare la tua parte. Mi occupo io del fallimento della Castle. Ma chi è quel... Nate? Non l'ho mai visto prima. Io conosco tutti. Rilassati. Nate ha convinto Lee a produrre la sua linea direttamente in azienda. È così rischioso che basta un solo passo falso e i nostri abiti finiranno dritti sulle bancarelle. Quello sarà il momento di chiudere l'accordo una volta per tutte. Aspetta. Questo Nate ha una linea tutta sua? Non preoccuparti, a che serve? Tanto finirà nelle tue mani. Mi piace quando dici a che serve. Tempo scaduto. Il posto è questo. Di ogni capo realizzato, abbiamo qui un campione, compreso il primo. Ed ero io, l'unico ad avere la chiave. Io e Amanda abbiamo fatto delle belle cose alla Castle, tanto tempo fa. Ma poi... lei è morta. E da allora io non ho più trovato l'ispirazione. Ma... forse tu puoi. Voglio mostrarti una cosa. (Ride)
Era il 1989 a Londra. Ero a una festa piuttosto noiosa. E poi vidi lei davanti alla porta d'ingresso. Indossava questa gonna e delle Dr. Martens color rosso vermiglio. Sembrava una dura, ma era bella allo stesso tempo. Non avevo mai visto niente di simile. Così produssi una gonna come la sua e sposai quella donna. Sì, persino oggi non passa un solo giorno senza che io pensi a lei. Lo sai che mia figlia le somiglia molto? Due gocce d'acqua. Vive, respira la moda. Ovviamente speravo che avrebbe preso lei le redini di questa azienda. Davvero? Sì. Ma lei mi odia. E nel profondo penso che probabilmente sia colpa mia. Tu sei legato a tuo padre? Sì, sì, molto. Il fatto è che ogni volta che vedo Kate, vedo sua madre. Non lo sopporto e quindi la allontano. Vorrei poter fare ammenda. Forse non è tardi. Ma è complicato. Comunque, abbiamo altro di cui parlare. Sì. Tutto bene? Sì, solo che è una storia molto commovente. Oh, bene. Allora, è tutto tuo. Perfetto. Mi aspetto grandi cose da te, Nate. Magnifica vista! Ah, siamo tornati di nuovo a produrre. Sulle riviste di moda leggeremo la Castle riporta a casa la produzione. Oh, non è fantastico? Mi si gonfia il cuore di gioia. Sì, è vero, è assolutamente vero. Si gonfiano anche le nostre spese, ma speriamo che la tua idea dia i suoi frutti. Certo che li darà. Complimenti, signori. Certo che li darà. Vedi qualcosa? No. E tu? No. Che state facendo? Nate si è impadronito dell'archivio. Potresti parlargli tu? Sì, questo potrebbe andare. Nate? Sì? Posso entrare? Sì, prego. Oh, so. Devo apportare ancora qualche modifica. Ma direi che puoi già farti un'idea. Come chiami questo look? Le ragazze saranno ragazzi. Fantastico. Senti cosa ho pensato. Creiamo un po' di scalpore e sveliamo il nome al gala della moda di stasera. Oh, sono sicuro che ti divertirai un mondo a farlo. Ci divertiremo quando ne parlerai tu con la stampa. No, io non verrò. Come, non vuoi venire? No, non penso di riuscire a farcela. Ma lo sai che hai un'intervista per Women's Wear? Le ragazze te l'hanno detto, vero? Sì? Beh, no, loro, veramente, io non l'ho sentito. Non gliel'ho sentito dire, no. Lascia che ti spieghi una cosa. Quell'intervista apre il nuovo anno della Castle, è una tradizione.
ed è cruciale, te lo ripeto, cruciale per il nostro marketing. Lee, ascolta, mi farebbe davvero piacere, ma ecco, adesso sono veramente sopraffatto dal lavoro. Nate, sei il nuovo stilista della Castle, quindi non te lo sto chiedendo, devi venire. Andate via. Non stavamo rinviando, stavamo aspettando che fosse. Niente. Nate, la sera si porta a casa tutti i blocchi con gli schizzi. Oh, lascia perdere gli schizzi. Al mio Colin servirà la cartella con i bozzetti se vogliamo anticipare la produzione. Oh, eccola. La linea autunnale. Meglio di quando abbiamo rubato un solo modello a Kate. Molto meglio. Oh, ragazze, questo è il nostro biglietto per il successo. Per poter fare cose più grandi e importanti. Sì. Allora? Ne ho molti altri, se questi non ti piacciono. Ti prego, smettila, bella, tu non capisci. Alla fine troverai quello che fa per te. Vuole che Nate parli con la stampa e faccia delle foto. Abbiamo un vincitore. È vero, questo è bellissimo. Sarai stupenda, manca solo una cosa, aspetta. No, bella, non posso. Non puoi. Bottoncino, non hai imparato niente. Se pensi di non poterlo fare, allora non potrai farlo. Ma che succede se pensi di poterlo fare, arrivando nei panni di Nate, dando il meglio di te nel limitarmi, rispondendo a domande indiscrete, se poi tu all'improvviso diventassi Kate e pensassi sono solo una ragazza davanti a un ragazzo e gli rubassi il cuore e poi na 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 na. Tesoro, io mi cambiavo 5 volte in ogni spettacolo, tu dovrai farlo una volta sola. Sembra così facile detto da lui. Sì, è sempre così. Un momento, questo è mio. È stupendo, bella, ma arriverò come Nate, non serve un mantello. E quando tornerai a casa? Guarda. Nate, allora, che te ne pare? Oh, è meraviglioso. Vero? Vieni con me. Ascolta, ci saranno molte persone che conosci e quelle che non conosci te le presenterò io. A proposito, c'è anche Ron. Chi? Ron Sakamoto. Della Zoom. Hai fatto 2 anni di pratica da lui. Oh, Ron! Sì, oh, ma certo, il Ron Piscatole. Ah, vado un attimo alla toilette. Ah, mi do una rinfrescata. Va bene, fai in fretta e sistemati i capelli. Oh, non vedo l'ora di fare questa intervista, così potrò sparire da qui. Sì, ma dovrai aspettare il tuo turno. Perché sei così giù, amico? No, niente. Mi hanno dato buca, credo. No, sono sicuro che non è così. Sicurissimo, sai? Probabilmente ha solo avuto un contrattempo. Sì, è vero, ha ragione. Sono sicuro che hai ragione. Sapete? Oh, scusatemi, devo rispondere. Torno subito. Andiamo, Kate, rispondi. Che cosa c'è? Hai già perso il tuo cane da concorso lì? Dovresti usare un guinzaglio più corto. Colin, mi dai fastidio, sparisci. Temevo che avessi cambiato idea. No, è che, sai, il vestito l'avrò cambiato miliardi di volte. E devo andare. Ganymed! No, signor Frost! Ti prego, chiamami Colin. Io ammiro moltissimo il tuo lavoro. Vorrei poter dire lo stesso. Guarda chi sta familiarizzando col nemico. Decisamente non hai peli sulla lingua. Temi che il tuo stilista ti pianti in asso? Non preoccuparti, Ron. Non commetterò il tuo stesso errore. Non lascerò che un talento mi sfugga dalle mani. Veramente io non lo conoscevo affatto. Nate non ha lavorato alla Zoom?
Lui ha detto questo? Farò un'indagine. Perché non vieni a lavorare per me? Sei giovane, dovresti stare con un vincente. Preferisco lavorare per qualcuno che abbia una tradizione alle spalle. Niente dura per sempre. Decisamente. Ok. Scusa per il ritardo. Non fa niente. Voglio ballare con te. D'accordo. D'accordo. Come sei formale. Ci provo. Stai bene. Fatico a riconoscerti vestita così coordinata. Ma che dici? Sai, non balli male. No, scusi. Kate. Papà. Ma cosa? Non pensavo di vederti qui. Sono con Daniel. Oh. Salve, signore. Ok, sì. Ciao, Daniel. Bene. Scusa, Daniel, hai visto Nate? Sì, è qui da qualche parte. Ha un'intervista molto importante con la stampa e non riesco a trovarlo. Comunque, bene. Allora, divertitevi voi due. Puoi scusarmi un secondo? Tutto bene? Sì, sì, sto bene. Io sarò di ritorno tra un minuto. Ma cosa... Così mi rovini il rossetto? Sei sempre tanto insistente? Solo quando desidero fortemente qualcosa. Che cosa ne diresti della collezione autunnale di Nate? Sei proprio una cattiva ragazza. È arrivato il momento di concludere il nostro accordo. I documenti della Castle sono pronti. E quanto a me sarò... La mia partner in tutti i sensi. E le mie figlie? Va bene, ma devi portare anche Nate. Non posso prometterti che mi seguirà. Ma dove altro può andare? Che è stato? C'è qualcuno? Sarà accaduto qualcosa. Andiamo. Va bene. Va prima tu. Forza. Lo sapevo.
Vieni. Seguimi. Credo che tu abbia ragione a dubitare di Nate. Ho appena parlato al telefono con Angela di Dior. Lei non lo conosce. Cosa? Sì, e poi mi ha chiamata Stan. E non è registrato fra il personale. Non abbiamo informazioni su di lui. Non lo stiamo neanche pagando. Com'è possibile? Ah, non lo so, non me lo spiego. Sì, stavo pensando. Questo Nate Ganymede è una vera scoperta. Da dove viene? Non lo so. Beh, la sua nuova linea autunnale è assolutamente straordinaria. Come sai della linea autunnale? Ops. Oh, tesoro, mi dispiace tanto. Quel piccolo bastardo. Nate! Lì, devo dirti una cosa. È troppo tardi, so già tutto. Devo parlare con te in privato. Lo so che hai mentito sul tuo apprendistato. So che il tuo curriculum era falso. Non esiste Nate Ganymede. Questo adesso non ha più importanza. Non ha importanza? Ma come osi? Hai lavorato per Colin Frost per tutto il tempo. Prenditela con Elisa, è lei che sta cospirando con Colin. Questa è la tua difesa? Basta, basta, tutti e due, smettetela. Accetteremo l'offerta di Colin, ho chiuso. Non puoi vendere la cassa. Colin ha la nostra collezione. La cassa è finita. E tu? Tu sei un ottimo attore. Mi avevi quasi convinto che potessimo rinascere. Oh, tesoro, mi dispiace tanto. Che succede, tesoro? La Frost presenterà la mia collezione. La collezione che hai detto che Elisa ha dato ieri sera a Colin? Eh no. Maledetti ladri e spie. Oh mio Dio. Spie. Spyware. Eh sì, sono spie. Castle Fashion, ancora per poco è Maurice che parla. Sì, ciao Maurice, sono Nate. Avrei bisogno del tuo aiuto. La sicurezza ha creato un grande scompiglio qui oggi. Certo. Dopo il ballo. D'accordo. Arrivo subito. Siete chi? Sui moi. Dov'è il computer? Nella stanza sul retro. Oh, ciao. Ciao, non ti ho visto andare via ieri sera.
Oh, oh, sì. Vedi, adoro le entrate trionfali, ma preferisco uscire di soppiatto. Senti, ho bisogno del tuo aiuto. Vedi, Daniela, sono piuttosto impegnato. Devo fare... Ci vorrà solo un minuto. Non lo so. Per favore, okay. Siediti. Forse... Siediti. Va bene. Sto studiando le sensazioni che dà una scarpa, quindi non guardare, d'accordo? D'accordo. Perfetto. Non guarderò. Non voglio che ti lasci influenzare da quello che ti aspetti di provare. Calza alla perfezione. Alzati. Come la senti? Sì, è comodo. È stretta in punta, forse. Va bene per la sera, ma non per una gita nei boschi. Precisamente. Quindi adesso... Daniel, io... Ecco, non mi sono fatto la barba. Credevo che ti piacessero le ragazze. Una in particolare. Kate. Ciao. Ma che? Daniel, tu savais que j'avais un kick dessus? Se ne passe chi tu pensi. È davvero ridicolo. No, Maurice, sono Kate. Sono Kate. Kate! Lo sai? Sei la prima donna da cui sono stato attratto. Dopo Hilary Swank. Scusa se ti ho mentito. Ehi! Oh, ecco, ci siamo. Ieri sera... A Colin servirà la cartella con i bozzetti per anticipare... Elise! Aio, io non vedo nessuno, tu? Sì, vedo noi due. Questo cambia tutto. Lì deve vederlo prima di firmare le carte per sì, la fusione. Sì, ma lo farà fra mezz'ora. Mostriamoglielo subito. Aspetta, non vorrà parlare con me. Sì, ma è molto importante. Lo so, ma come faccio? Lui non mi crede. Né a me, né a Nate. Solo perché hai assunto una falsa identità e hai condotto una doppia vita. Se mettiamo il video online e tu lo chiami? E come faremo a sapere che l'ha visto? No, dobbiamo mostrarglielo di persona. Deve sapere che è colpa di Elisa se la mia collezione è stata rubata, non di Nate. Cioè, non mia. Dimentichi che non è la tua collezione. Maurice, ho visto Elisa consegnare l'hard disk, che Colin ne farà un'anteprima alla conferenza stampa. Nessuno ha toccato il tuo lavoro. Hanno il file esca. Lo chic alien. Sei un genio. Lo so. Sì, salve, sono Nate Ganymed. Nate, sono Tannis. Ti chiamo per dirti che Lee venderà l'azienda. Dubito che sia per questo che mi avete chiamato. E ora ho molto da fare, ragazze. Ciao, Nate. Ciao, Kate. Devo ammetterlo. Non avrei mai immaginato che l'avreste scoperto voi. Ma l'abbiamo scoperto, mentre tu no. Giusto. Beh, buon per voi. Non vuoi sapere cosa vogliamo? Scusa? Per omettere di dire a Lee che sua figlia in realtà è un maschio. Ok, sì, certo. Cosa volete? Nate deve assicurarci che diventeremo le stiliste di punta della Frost. E come potrei farlo? Rifiutando il lavoro quando Colin te lo offrirà. Pubblicamente. Alla conferenza stampa. Esatto. Dovrai raccomandare noi e dire che siamo bravissime. Sì, perché è vero. Sì, è vero. Nate non è ammesso alla conferenza stampa. Non preoccuparti, ci penseremo noi. Ho realizzato dei modelli dello chic alieno. Sì, mi vergogno per quanto sono brutti. Dove va? A prendere i modelli per la conferenza stampa. Andiamo.
metti i vestiti di Nate? Ti serve una cabina telefonica? Si dice cabina di prova. Mi serve Maurice. Ma, finalmente! Bene, farò in fretta, ormai sono un'esperta. Aspetta, cosa sono? I modelli della linea di Nate. Ci sono dei modelli? Solo due. Devo sbrigarmi se dobbiamo fare la presentazione. No, non indosserai quei modelli. Dobbiamo farlo noi. Dobbiamo farlo noi. Li indosseremo noi. Li indosseremo noi? Perché dovresti farlo tu? Ma io... Non provare a fregarci per prenderti tutti i meriti. Siamo più svegli di te. Già. Dammeli. Con permesso. Li indossiamo noi. D'accordo. Shh. Ok, aiutatemi. Ecco, tieni. Il quarto stabilimento più grande della Frost Apparel del Nord America. Ora vorrei invitare Lee Castle a dire due parole. Sì? Sì, quanti? Va bene, arrivo. Ho creato la Castle perché durasse. Quando io Amanda la mia prima... Fermo! Come sei riuscito a entrare? Voglio che tu sappia, Colin, prima di firmare, che non ho alcuna intenzione di lavorare per te alla Frost. Che diavolo stai... Ma comunque, suggerisco di mettere il punto di forza della Castle, Tamis e Simone, a capo del reparto design della Frost. Perché sono bravissime. Cafoni, è la nuova linea autunnale. Quella non è affatto la nuova linea autunnale. Non so che sta succedendo, ma di sicuro quella non è la nuova linea autunnale. No? No, non lo è. Ma è quello che credeva Elisa. Sicurezza, per favore, accompagnate fuori Maurice, quest'uomo. Il video. Levatevi di mezzo. Oh. No! Non mi toccate! Aspetta! A Colin servirà la cartella con i bozzetti per partecipare alla produzione. Ah, eccola, la linea autunnale. Meglio di quando abbiamo rubato un solo modello a Kate. Sai, dovresti farti la frangetta. Staresti benissimo. Questo è il nostro biglietto per il successo. Tu mi hai messo contro mia figlia? Lì. No! Lì, hai frainteso. Adesso smettila! Hai fatto del male a mio padre troppo a lungo! Oh mio Dio! Sei tu, Katie! Solo mia madre mi chiamava Katie. Il mio nome è Kay. Kate! Noi lo sapevamo già, da un sacco di tempo. Ora torna tutto. Hai visto? Katie la traditrice è tornata nei panni di Nate, il traditore. Ecco com'è andata. Se fossi te starei zitta, altrimenti mostriamo anche il prossimo video. Un piccolo gioiellino che ho chiamato ai piedi delle scale con Colin. Cosa? Ero io quando hai sentito quel rumore, ricordi? Oh, sei proprio una cattiva ragazza. No, non è vero, non è vero. Maurice, il video. Oh, aspetta, fermo. Elise, credo che sia ora che questi due signori ti accompagnino fuori. Oh. Addio. Te ne pentirai. Oh mio Dio, ho ordinato 10.000 pezzi di quelli opprobri. Signore e signori, la nuova linea autunnale della Frost.
No, no! Sparite, stupide galline senza cervello! Via! Andatevene, ridicoli pupazzi fosforescenti! Via di qui! Kate. Mi dispiace tanto. Potrai mai perdonarmi? Vorrei che la mamma fosse qui. Credo che ci sia. So che è così. Signore e signori, vi voglio presentare la linea autunnale della Cassola. Le ragazze saranno ragazzi. Maurice, lei è Jennifer. Le piacerebbe lavorare qui da noi alla cassa? Ciao. Ciao. Grazie. Se mai ti invitassi in discoteca, non fargli scegliere il locale. Oh mio Dio. Quello è Daniel Bergeron. Le sue scarpe sono irresistibili. Non solo le sue scarpe. Ciao. Ciao. Kate! Vieni qui! Ciao, papà! La creatrice del nostro nuovo bestseller! Non è ancora un bestseller, aspettiamo che sia nei negozi. No! Che ne pensi? Io non saprei. Io dico quello che penso e poi me ne pento. Credo che sia bellissimo. E? Magari aggiungerei un po' di luce. Perché no? Sì. Sì, è una buona idea. Che ne pensi, papà? Perché no? Possiamo stringere il punto vita. Sì. E usare una stoffa più luminosa. Try hard as a mother can't leave you, babe.
Colin, sappi che saremo felici di fare qualunque cosa sia necessaria per risollevare le sorti della Frost. Oh, credo di avere il lavoro perfetto per voi. Questa stanza non viene riordinata da anni. Divertitevi. Oh.